Aurella, salve, Salve. come va? Bene? Bene. Siamo pronti a far vedere una delle ricette tradizionali ternane, ma che ormai si è estesa già da parecchio tempo a tutta la provincia di Terni, che è quella del Panpepato. il panpepato ternano. Intanto spieghiamo che cos'è. È un dolce caratteristico delle festività natalizie, dove praticamente si raggruppano tutti i sapori dell'autunno-inverno, dove si festeggia proprio la frutta dell'autunno e dell'inverno. Quindi si amalgamano e dando anche dei sapori abbastanza particolari, come può essere il cioccolato, il cacao, che descrivevano un po' la festività, in quanto erano elementi un po' particolari, quindi diciamo per festeggiare degnamente il Natale si aggiungevano questi prodotti che nel passato non erano così frequenti, però davano proprio il segno della festa, il segno dell'importanza della festa. E quindi aggiungevano anche la buccia dell'arancio, è sempre Un simbolo un simbolo in della tutta la festa. cucina di questo posto, insomma, del Ternano, e l'arancio, l'agrume era sempre un segno di arricchimento del piatto. Allora, vogliamo vedere Oltre, insieme dica. gli Sì, ingredienti? Ecco, facciamoli infatti. vedere perché vedo molta frutta secca. Sì, infatti. Che poi verrà amalgamata anche con altri ingredienti. Allora, vediamoli un po' ad uno. Sì. Allora, le noci, che sono, diciamo, le noci da noi si trovano in quasi tutti le proprietà, ci sta un albero di noce. Poi ci sono le mandorle, le nocciole, i pinoli, che anche questo rientra nel discorso che facevo prima, che è un elemento un po' particolare. Poi qui abbiamo il cacao amaro, l'uvetta secca che si preparava. Anche perché si vendemmia in ottobre, quindi per dicembre non era ancora pronta, però si teneva con cura dall'anno prima, di modo che l'uvetta si fosse pronta per i panpepati. Poi abbiamo la cioccolata, un ingrediente Ecco, molto in parte quella particolare. cioccolata lì è stata già Sì, grattugiata, sì, no? sì. Cioccolato amaro, Cioccolato fondente. amaro fondente. Il candito, un altro elemento particolare del panpepato. Poi abbiamo lo zucchero e il panpepato. Pan dice, beh, ci deve stare il pepe perché si chiama panpepato. Eh già. Però era il pepe, sì, era un aroma aggiunto, ma insieme al pepe c'era anche la noce moscata e la cannella, che praticamente erano proprio gli elementi che distinguono questo dolce. Quindi ci sono Abbiamo anche questi tre aromi aromi particolari, anche perché molto sappiamo intensi. benissimo che le spezie nell'antichità non era così facile reperirli, quindi diciamo si tenevano tutti questi elementi particolari proprio per il Natale, che era la festa, diciamo, Per più eccellenza, più per eccellenza. sentita. Sì. Poi la buccia dell'arancio che o si grattugia o si taglia come ha fatto lei in precedenza, piccoli pezzetti, poi il miele Sì. Il con lo miele, eccolo zucchero qua, e un po' di esatto, e un po' farina. di farina. Vogliamo cominciare a vedere Anche il come. caffè, scusi. C'è E c'è il anche il caffè, caffè. c'è il caffè. Vogliamo cominciare ad assemblare questi ingredienti per capire come si fa il panpepato ternano. Allora. Quella è un po' di farina, Questa si non comincia. troppa, se no vengono troppo duri, vero Aurella? Beh, diciamo che poi man mano che si impastano, perché viene fatto tutto a mano. E si sente, poi il panpepato è giusto quando praticamente la cioccolata, il miele si staccano bene dalle mani, quindi Ah. significa che ha la consistenza giusta. Abbiamo aggiunto dello zucchero, Zucchero, questo è cacao cacao amaro. amaro. C'è un altro ingrediente che noi non abbiamo citato, ma che sta benissimo col panpepato, che è il mosto cotto, vero Aurella? Sì.
che noi oggi qui non abbiamo, perché si può fare anche in una variante senza il mosto cotto, però il mosto cotto è un ingrediente, vero Aurella, che ci sta molto bene, sì, perché amalgama, no? Sì, sì, sì. È una particolarità. Abbiamo messo dunque, abbiamo aggiunto del cioccolato amaro precedentemente grattugiato. Grattugiato. Mettiamo un po' di nocciole. Sì, sì, possiamo dirlo anche ad alta voce così. Sì. Queste sono tutte nocciole. Sì, nocciole, le noci. Pinoli. Mandorle. Mischiamo tutto. Sì. Allora, cosa stiamo aggiungendo? Ancora cioccolato. Sì, perché logicamente il pan pepato. È un po' la festa del cioccolato, quindi. Ci vuole tanto, tanto cioccolato che poi. Abbastanza. Siccome questo è un dolce che poi andrà cotto, vero? In forno. Sì, sì, sì. Adesso ho aggiunto il miele. Sì. Nella zona di Terni e dei dintorni del Ternano, tutte le signore fanno a gara. Ognuna ha la sua ricetta con i suoi segreti, è vero? E nessuna rivela il suo segreto. Punto. Poi ci si riunisce a Natale, ognuno porta il suo pan pepato. Raccontaci qualcosa e si fa a gara. Ma guardi, per capire io qual è più buono. Nella gara del pan pepato, poi dopo ognuno la svolge come vuole. Il pan pepato per me c'è il simbolo proprio della festa natalizia e forse la cosa che il fatto più importante è che magari unisce per la preparazione più persone. Io per esempio lo faccio sempre con mia sorella, quindi è un motivo per stare insieme e poi per gustare il giorno di Natale il dolce. In genere poi, adesso abbiamo fatto una quantità piccolina, ma in genere si fanno dei grandi quantitativi, certo, perché se ne fanno certo. decine e sì, decine. Sì, perché poi no? si regalano, il fatto di regalare il pan pepato, prima invece di regalare magari le strenne, si regalava il pan pepato. E quindi si incarta spesso con un bel fiocchettino, certo. E a Natale ogni famiglia regala un pan pepato, esatto, alla famiglia. Prima del era vicino, così. Dell'amico. Certo. Facciamo vedere quali altri ingredienti mancano, i canditi, abbiamo la scorzetta d'arancia. Abbiamo aggiunto un pochino di caffè, la scorza d'arancia e i canditi. E piano piano si amalgama con le mani, sì, il tutto. Sì. Chiaramente cioccolato, vedete, il caffè che dona questa colorazione molto intensa. Mettiamoci un altro po' di canditi, facciamo vedere la scorzetta dell'arancio, così ci rendiamo conto anche un po' di tutti gli ingredienti che ci vanno. Questi sono i canditi. Ci mettiamo un altro po' di scorzetta d'arancia? Sì. In genere, adesso stai facendo tutto da sola? Sì. Però ci vuole un po' di collaborazione, sì. Perché vediamo che poi le mani diventano una specie di impasto generale, vero? Sì. E quindi non è facile far tutto da sola. In genere c'è chi passa i vari ingredienti, certo, chi aggiungi una cosa, mettine un'altra, certo. A questo punto l'impasto è quasi pronto. Sì, possiamo dire che è quasi pronto. Certo, più si amalgama e più gli ingredienti si mischiano e più si insaporiscono uno con l'altro. Allora, adesso facciamo. Ora, che cosa ci si fa con tutta questa pasta, con tutto questo impasto? Si fanno delle porzioni più piccole. Tipo delle palline? Sì, dove poi viene infornato, cotto e il pan pepato è pronto. Le quattro palline di pan pepato sono pronte con tutta la frutta secca. Poi ognuno prende uno più grande, uno più piccolo a seconda delle situazioni.
A questo punto io direi di andarli ad infornare e Sì. poi ve li faremo vedere pronti. Sì. Quanto tempo devono cuocere più o meno? Bisogna sempre controllarli, poi dipende dai forni, comunque 20 minuti sono più che sufficienti. Aurella, è pronto il pan pepato? Pronto? È pronto? Ecco il pan pepato. Eccolo! Oh, l'hai anche affettato. Abbiamo affettato Uno e qui l'abbiamo lasciato intero. intero per far vedere come è venuto dopo la cottura. È E tagliato, fa questo, ecco, come quell'effetto. vedete, poi ci sono tutti la frutta secca che viene poi tagliata e amalgamata con tutti gli Molto aromi. bello e soprattutto molto Sì, buono. adesso ce lo mangeremo insieme. Grazie. Prego. Grazie di cuore, Aurella. Prego.